Ospite degli studi di Prodonus, abbiamo quest'oggi il signor Luciano Troiano, coordinatore del circolo per la sinistra di Tavola Nova, nonché esponente del comitato direttivo di Sinistra, Ecologia e Libertà. Noi abbiamo conosciuto le elementi politici come Benarese anche degli stessi cittadini, in quanto è stato in passato vice sindaco nell'amministrazione di Emilio Acilotti. Dopo un periodo di assenza dalla scena politica, Miracolo è ritornato di nuovo in campo e con il circolo della sinistra ha dato vita a una serie di iniziative importanti per Tavola Nova, tra le quali chiediamo adesso all'interessato quali ritiene siano stati le più evidenti, le più importanti. Innanzitutto grazie per l'opportunità. Allora, io quale coordinatore del circolo della sinistra, che in pratica è un circolo che racchiude e accoglie tutti coloro che ritengono di ispirarsi a quelli che sono i valori del centro-sinistra, quindi fanno parte gente che ha tessera di partiti della coalizione sinistra e anche gente che non ha nessuna tessera ma che aderisce per motivi di sensibilità. Noi come Circolo per la Sinistra ci siamo fatti carico principalmente di perorare la causa di alcuni cittadini che si sono sentiti vessati da una società per la gestione dei tributi del comune di Tavola Nova, come quello di Seminara e Gioia Tauro, una società mista voluta dall'allora sindaco Biasi, che ha impegnato per almeno 99 anni il comune di Tavola Nova. Dicevo, questa società che in pratica gestisce in malo modo, direi, i tributi del comune di Tavola Nova, in pratica ha detto anche dei commissari stessi si è rivelata inefficiente e inadeguata per la situazione. I cittadini di Tavola Nova sono visti recapitare bollette esose, salatissime, bollette di 3.000-4.000 euro, i destinatari più delle volte, se non quasi nella totalità, erano gente che indigente, gente che assolutamente non è in condizione di poter pagare questo tipo di tributo. E allora si è riferita a noi. Noi abbiamo sposato la causa in maniera convinta e abbiamo creato un movimento che è per la tutela della difesa dei diritti dei cittadini. Questo movimento si è attivato, ha avuto diversi incontri con il commissario, con il commissario straordinario, con il difensore civico e è arrivato a condizionare, direi tra virgolette, quello che è la situazione per la gestione dei tributi, quindi per la esazione dei tributi stessi. In pratica si è potuto realizzare una rateizzazione laddove il tributo è accertato e quindi dovuto, rateizzazione anche in deroga a quelli che sono che erano i principi del regolamento dei tributi del comune di Tavola Nova. Non riteniamo esaurito il nostro compito perché la situazione ancora si presta ad ulteriori sollecitazioni, per cui ci adopereremo anche in seguito con i commissari e con la società stessa. Recentemente alcuni cittadini spontaneamente hanno lanciato l'idea, anzi la proposta, di candidarla come concorrente alle primarie di coalizione della sinistra, del centro-sinistra. Lei che ne pensa di questa iniziativa, è favorevole, se la sente di rimettersi in gioco? Ma guardi, questo è stato un momento spontaneo, anche in questa occasione, che forse è impressionato, tra virgolette, attualmente, dell'impegno che ho avuto insieme a tutti gli altri, sia i componenti del circolo, sia a questo movimento che si è creato spontaneamente, ha notato così, forse, elementi di sensibilità da parte mia e di impegno, soprattutto convinto, consapevole, per cui è venuta fuori questa indicazione, questa raccolta firme, che naturalmente mi onora, mi sento molto onorato in questo senso e ringrazio.
E da qui la sollecitazione alla quale io francamente ho dato la mia disponibilità, però questo tipo di iniziativa deve essere ratificata non solo da SEL, al quale io mi rimetto essendo tesserato di questo partito, ma io ritengo che sia opportuno che questa indicazione, se è ritenuta valida, venga valutata da tutto il contesto, intanto del centro-sinistra, e poi eventualmente allargata a chi riterrà di aderire ad un manifesto ideale che noi proporremo per la città, che proporremo per la città di Torino. Allora, Torino è stata sciolta per la seconda volta per le infiltrazioni mafiose, abbiamo avuto un periodo di commissariamento ancora una volta che sta per scadere a primavera, anche Torino tornerà alle urne. A prescindere dalla sua posizione, se sia candidato o meno alle primarie e di come andranno a finire queste primarie, su quale base, a suo avviso, la sinistra potrebbe coinvolgere le altre forze politiche per una politica condivisa di risanamento e di rilancio della città? Guarda, noi vediamo a Torino una situazione drammatica per quanto riguarda l'aspetto politico e sociale. Torino, come diceva lei, è stata sciolta due volte. Ben due volte per infiltrazione della malavita organizzata. Un'altra volta, da non trascurare, è stata sciolta perché l'arroganza di un politico che riteneva di poter eludere quelle che sono le leggi dello Stato, quindi il disprezzo a queste norme, riteneva di doversi proporre per il terzo mandato consecutivo. Anche in quel caso abbiamo subito lo scioglimento. Il recente scioglimento, l'ultimo in ordine di tempo, è stata una cosa incredibile, rarissima nella sua dinamica, cioè ha sciolto un consiglio comunale già dimissionario, quindi non era in carica l'organismo elettivo. Questo perché? Perché naturalmente a Torino si erano registrati episodi che nulla avevano di politico, ma erano più riferibili alla criminalità, a fatti di cronaca che non a fatti di politica. Dico questo perché? Perché a Torino purtroppo è in una fase di degrado a quale è stata relegata dopo anni e anni di malaffare. Mi riferisco più precisamente alle gestioni di Biasi, che ha visto, insomma, ho citato poc'anzi la situazione Giuseta, che è emblematica, e questa situazione è sulla pelle dei cittadini. È stata proprio organizzata non nell'interesse di Taurianova sicuramente, interesse di qualcun altro. Per quanto riguarda poi, ci sono altre vicende, la vicenda di Alfonso Nova, che abbiamo visto dove il Comune ci ha rimesso parecchie risorse economiche, ed è una situazione, basta dire, il Comune ha investito, per modo di dire, ha investito, sarebbe più corretto dire, ha buttato 1.300.000 euro, e alla stima voluta giustamente voluta dai commissari per verificare quale sia il valore attuale di quelle quote, il valore di quelle quote era 700.000 euro, quindi già dimezzato. Ma io dico quel valore è zero, per cui la situazione economica ha subito un tracollo, la situazione economica cittadina ha subito un tracollo sotto questo aspetto. Altresì è da sottolineare anche l'aspetto dei lavoratori che erano stati impiegati per quella situazione e che si sono visti in pratica truffati. Quindi, da prima dico che ho indicato soltanto queste due, ma ci sarebbero altre cose, forse meno appariscenti, ma comunque importanti, che segnalano il modus operandi di personaggi politici. Io, per quanto mi riguarda, ritengo conclusa la mia esperienza con l'amministrazione a Giroffi, però sollecitato da questi episodi, oltre che dal movimento a cui lei faceva riferimento, a cui abbiamo detto, ritengo che qualunque cittadino a Torrianova, che sia una persona per bene, che sia proponibile, che voglia veramente il cambiamento di questa città, debba proporsi per il rinnovamento. Lei diceva giustamente quale sarà l'impegno della sinistra, quale potrebbe essere l'impegno. L'impegno della sinistra di Torrianova va verso il rinnovamento, la discontinuità con tutti, cioè vuol dire chiudere con una pagina poco onorevole per e riaprire un discorso nuovo che deve interessare i giovani soprattutto. Noi difatti proporremo il ricambio della, della,
della politica tra noi e noi. Il ricambio perché? Perché secondo me tutte le figure che finora si sono cimentate hanno fallito sia come maggioranza sia come opposizione, se la situazione è questa. Qualcuno avrà la colpa di essere l'artefice principale, ma c'è, e lo dice anche la sentenza del TAR che ha rigettato, la recente sentenza del TAR che ha rigettato il ricorso di alcuni avverso l'ultimo scioglimento, c'è stato una mancata di vigilanza, una mancata attenzione verso quella che era una politica sbagliata. Ecco, noi vorremmo questo, noi proponiamo un modo nuovo di fare politica, un modo che deve venire dai giovani, che deve vedere al centro di un programma è la famiglia, con le sue problematiche, deve vedere anche gli anziani, che non devono essere emarginati, ma devono essere valorizzati per la propria esperienza, per il proprio vissuto. Ecco, io auspico veramente che ci sia un cambiamento, che chi ha in mano le redini dei partiti o di quei movimenti che andranno sicuramente a cimentarsi nella prossima campagna elettorale abbiano questa sensibilità di proporre giovani, perché il cambiamento è per loro e deve essere fatto da loro.